data, diciamo, spartiacque della compagnia, non di Savona, ma di tutte le compagnie portuali, è stata dopo i famosi decreti Prandini del 1989, quando praticamente c'è stata la volontà dello Stato, del governo, soprattutto spinto dalle lobby, dei privati, dei primi terminalisti che si affacciavano, quindi che volevano un po' ridimensionare la figura scomoda delle compagnie portuali che avevano diciamo, ancora la riserva del lavoro in porto. Diciamo che quella è stata la data un po' che ha cambiato e le compagnie sono state costrette, diciamo, a trasformarsi in impresa. Non subito, col passare del tempo, però alla fine degli anni 90 mi ricordo che la compagnia di Savona, che è stata una delle prime a cambiare un po' pelle in questo senso a livello nazionale, la prima domanda di impresa è stata fatta intorno ai primi anni 90, quindi quello è stato più o meno il periodo. Ed è durato dal 1989 con la prima assunzione dei primi, diciamo, ragazzi dipendenti, giovani, più o meno a botte di 20-25 ogni due anni, quindi nell'89, poi nel 91, poi nel 93 fino al 95, si è costituita più o meno quell'ossatura di 150 ragazzi che poi sono andati a formare, sono confluiti poi dopo 10 anni nel 2001 all'interno della compagnia, che aveva esaurito il suo, diciamo, percorso di esodi. Quindi quando sono andati in pensione gli ultimi soci storici sono confluiti all'interno della compagnia e hanno circa 150 persone, hanno costituito l'ossatura della compagnia che tuttora è in essere. Sono entrato qua nel 91, come dicevo, completamente all'oscuro di quello che era il lavoro portuale. Cioè, sebbene io sono di Vado, anche se adesso non abito più lì, comunque sono sempre vissuto qua. Diciamo che noi, come dicevo prima, siamo entrati in un periodo di transizione, quindi un momento epocale tra il lavoro portuale come veniva interpretato alla vecchia maniera, diciamo così, con le vecchie compagnie, e il momento in cui ti è stato imposto di cambiare, quindi di trasformarti in impresa. Sicuramente le differenze ci sono state per le tipologie di lavoro, ma la grossa differenza tra oggi e ieri risiede soprattutto nel cambiamento, diciamo, politico, se vogliamo chiamarlo così, della forza che la compagnia ieri aveva rispetto a quella che ha oggi, perché ieri lavorava all'interno, innanzitutto regolata dal codice della marina mercantile e quindi con dei privilegi, tra virgolette, che adesso non sono più possibili, lavorava in regime di, diciamo, di riserva e quindi alle compagnie era demandato dal governo centrale il lavoro portuale per diritto proprio, e poi te lo sei dovuto andare a conquistare di giorno in giorno, e quindi il grosso cambiamento più che altro è stato quello. E con la perdita sicuramente dall'89, con i famosi decreti Prandini che hanno cercato di, e ci sono riusciti di buttare la bomba all'interno del mondo delle compagnie, quindi cambiare radicalmente, questa è stata la differenza maggiore. Adesso cosa succede? Non subito nei primi anni 90, ma successivamente, quindi si parla dei primi anni 2000, ti hanno praticamente costretto a diventare impresa, però un'impresa tipica. Un'impresa con tutti gli oneri delle imprese a tutto tondo, ma senza nessun onore, diciamo così, perché per definizione il lavoro portuale è lavoro atipico, cioè un lavoro che non può essere paragonato a qualsiasi altro lavoro, perché in porto non sai quando possono arrivare le navi, se non per il traffico passeggeri o per i traffici consolidati, che comunque hanno delle scadenze da rispettare, però per quanto riguarda le merci varie, le auto, la cellulosa, la frutta e tutte le altre tipologie di acciai, di merce che trattiamo noi, non c'è mai la certezza che la nave arrivi, perché c'è il brutto tempo, perché c'è l'inconveniente, perché
cose perché ci sono i ritardi nei porti precedenti. E quindi è un lavoro che oggi sai che magari fai la giornata, però domani puoi non farla e puoi non farla per 2 o 3 giorni. Poi magari nei 3 giorni successivi c'è un surplus di lavoro al quale tu non puoi rispondere con il personale necessario, e quindi questa è un'altra difficoltà di un'impresa tipica che è stata costretta a diventare impresa, ma che non può. Innanzitutto nel momento in cui c'è un surplus di traffico, quindi di richiesta di personale, agire per conto proprio per fare le assunzioni, perché per il retaggio del passato sei ancora dipendente per la pianta organica dal Ministero, che attraverso l'autorità portuale deve decidere se puoi fare l'ampliamento della pianta organica, quindi non puoi fare assunzioni, non puoi intervenire sul business, quindi commercialmente andarti a cercare il lavoro, perché praticamente questo è demandato ai terminalisti, e quindi il grosso avvento dei privati all'interno del porto nel periodo che dicevo prima, famosissimo dell'inizio degli anni 90, che sono quelli che determinano l'arrivo o la partenza delle navi, che hanno in mano il discorso commerciale, e tu fai la prestazione con uomini e mezzi per sbarcare e imbarcare le navi, però te non hai in mano il discorso commerciale. Non puoi fare investimenti e praticamente te li devi fare da solo, tutto quello che ti deriva dalla tariffa lo devi investire, se ne avanza per farti degli investimenti, se hai dei mezzi, e non puoi accedere a finanziamenti tra virgolette pubblici come possono avere o europei, come possono avere magari i privati a tutto tondo. Quindi hai delle limitazioni, però alla fine dell'anno devi produrre dei bilanci come tutte le imprese, quindi ti devi adeguare e devi rimanere in piedi in mezzo a queste difficoltà, e non è facile. Quindi un'impresa da lavoro atipico è diventata un'impresa atipica, però diciamo nell'accezione più negativa del termine per noi, perché non riusciamo a gestire in maniera autonoma il lavoro, anche perché all'interno di questo discorso c'è un discorso commerciale derivante dalle tariffe. E quindi le tariffe sono quelle che ti permettono di ricavare diciamo del denaro dal lavoro che fai nei confronti dei terminalisti che prendono il traffico. Se una volta le tariffe erano imposte, quindi era lo Stato che decideva attraverso prima l'autorità marittima, poi l'autorità portuale attraverso i suoi vari passaggi, e poi con delle addizionali anche tariffarie, e alla fine dell'anno il bilancio bene o male ci pensava sempre qualcuno a chiuderlo perché non era un tuo problema, adesso la tariffa diventa un problema, perché se la tariffa non è congrua per arrivare alla fine dell'anno e permetterti di pagare gli stipendi, pagare le spese e pagarti tutte le macchine, le manutenzioni che hai dell'officina e del magazzino delle attrezzature, delle catene, dei bilancini che impieghiamo per lavorare, diventa un problema, perché sì che riesci magari a dare lo stipendio, però pian pianino senza fare manutenzione e fare un ricambio per le macchine operatrici diventa un lento morire. Quindi questa è la grossa problematica che abbiamo adesso.